Buona settimana da Filippo Brusa e dagli studi di Biancorossi News e ben ritrovato a Mattia Andriolo. Ciao Filippo, buona settimana a tutti. Bene, la pallacanestro varese ha battuto 99 a 69 Roma, 30 punti di scarto, grande prestazione della squadra di Attilio Caia, a cui facciamo i complimenti, ma ci dedichiamo al calcio oggi e alla Pro Patria, che ha pareggiato 1-1 sul campo del Ranate. Sentiamo com'è andata da Andrea Macchi. Buona prestazione della Pro Patria che torna ad Ameda con un punto dopo l'1-1 rimediato con il Renate, una Pro Patria molto rimaneggiata che ha dovuto fare a meno di diversi elementi, soprattutto under. Per questa ragione Javorcic ha rispolverato Mangano in porta e il giovane portiere ha risposto con una grande prestazione, due ottimi interventi e una sensazione generale comunque di sicurezza. La Pro Patria ha dovuto rinunciare anche a Molnar dopo pochi minuti in difesa, con l'arretramento poi di Fietta, che ha disputato una partita veramente sopra le righe. Una prestazione comunque convincente da parte di tutta la squadra, molto compatta, molto disciplinata a livello tattico, che non ha lasciato sbocchi a un Renate, partito fortissimo in questo campionato ma che sembra essere in flessione. Quindi ennesimo pareggio, ma questa volta con un sapore diverso, un 1-1 strappato coi denti ma molto meritato. Bene, questa è l'analisi di Andrea Macchi, sentiamo le parole del mediano della Pro Patria, Giovanni Fietta, che parla del momento della Pro Patria. La Pro Patria non sta vincendo, ma Fietta lancia un appello a tutto l'ambiente, dice: non molliamo. È chiaro che ci manca sempre qualcosina per andarci a prendere questi benedetti tre punti, perché adesso è tanto magari che la vittoria inizia a diventare qualcosa che ricerchiamo da tanto tempo, però sono convinto che manchi veramente poco, quindi non dobbiamo mollare, dobbiamo anzi andare a lavorare ancora di più sui dettagli, su dove si può migliorare, e penso che, ripeto, i tre punti manca poco. La Pro Patria va comunque bene, Mattia. Mattia, tu ieri hai visto il Verbano che è ancora capolista. Verbano capolista, grande vittoria quella di ieri nel nubifragio di Vergiate proprio contro la Vergiatese, una vittoria per 3-2 meritata, anche se con qualche piccola sofferenza nel finale, con la Vergiatese che non ha mai mollato, è il caso di dirlo, si è sistemata la squadra di Marzo, sta giocando un buon calcio, ieri davvero poteva finire in qualunque modo perché insomma il campo è diventato letteralmente pesante dopo pochi minuti di gioco. Sta di fatto che Celestini continua a dimostrare di avere tra le mani una squadra che può davvero pensare di vincere questo campionato. Naturalmente campionato lungo, dietro c'è ancora il Busto 81 che ha vinto ancora, quindi resta lì attaccato a due lunghezze, quindi la sfida per il campione d'inverno ormai è lanciata. Varesina invece che ha vinto, per fortuna per la squadra di Spilli, con questo 1-0 a dire la verità stiracchiato contro il Fenegro che è forse la squadra più in difficoltà di questo momento, quindi una Varesina che ancora deve ingranare la marcia giusta se vuole provare a vincere questo campionato. Ecco, è bellissimo seguire il campionato di eccellenza, il girone A del campionato di eccellenza, purtroppo il Varese non c'è più, il Varese è sparito. Senti Mattia, ti faccio una domanda. Allora, settimana scorsa a Mondo Galoppo ho avuto ospite Pietro Barbarito, che è il presidente del Verbano, la squadra di calcio di Besozzo, come tutti sappiamo. Sappiamo che Barbarito è anche un appassionato di cavalli, proprietario di cavalli, ma ho fatto una domanda a Barbarito in occasione di questa trasmissione sull'Ippica, chiedendogli: ma se dovesse accadere il miracolo e se il Verbano dovesse essere promosso, vincere questo campionato, ricordiamo che è una delle squadre più giovani della categoria, ecco, se il Verbano dovesse vincere il campionato e dovesse salire in Serie D e Sean Sogliano, che attualmente è direttore sportivo del Padova, dovesse chiedere a Barbarito il titolo sportivo, dovesse insomma rifondare nuovamente il Varese, Barbarito mi ha detto: io se mi chiamasse Sean risponderei solo con una frase, la frase di Garibaldi, obbedisco. Ma insomma, in tutto questo ragionamento ci sono sicuramente troppi se e troppi congiuntivi, quindi devono succedere davvero una serie di cose. Barbarito è un abile comunicatore, quindi insomma hai fatto bene a fargli questa domanda, la sua risposta è stata di un abile comunicatore che sa che potrebbe aprire una possibilità, quindi far sperare anche tanti tifosi del Varese, con cui effettivamente l'anno scorso qualche problemuccio, mi ricordo a Ponte Tresa, lo aveva avuto, e
sa benissimo che di mezzo in tutto questo c'è prima la vittoria di un campionato, che non è facile, sarà una stagione davvero complicata, perché davvero questo campionato di eccellenza è strano e difficile per tutti. Davamo la Varesina come primaria assoluta di questa stagione, così non è, e là davanti sono in più di una che potranno, secondo me, portarla a casa. Talmente strano che appunto è difficile capire in questo momento, e secondo me gli equilibri potranno ulteriormente stravolgersi. Là davanti abbiamo detto ci sono Verbano e Busto Tantuno, non è detto che all'inizio del girone d'andata poi ci siano ancora loro. Attenzione. Bene, ricordiamo che Barbarito nel 2004 era stato chiamato da Riccardo e Sean Soliano, che stavano rifondando il Varese dopo il crack della gestione Turri, per diventare presidente del Varese, ma Barbarito aveva detto di no, rispondendo a Soliano dicendo: io preferisco restare a Besozzo con il mio Verbano che guido da tanti anni. È la 26esima stagione. L'anno scorso Barbarito aveva al Verbano, e l'anno scorso Barbarito aveva promesso di, insomma, chiudere un po' con il Verbano, ma quest'anno lo sta portando in alto con un grande allenatore, Costanzo Celestini, che hai ricordato prima, ma anche con questi giovani. Insomma, è bello anche vedere delle squadre in campionato di eccellenza fatte di giovani. E per quanto riguarda il mercato, alla domanda sul mercato, Barbarito ha risposto dicendo che sicuramente interverrà, ma mettendo altri giovani di belle speranze, non i classici marpioni che magari in queste categorie potrebbero comunque fare la differenza. Decisamente sì, beh, la filosofia di Barbarito è ormai questa da diverso tempo, una filosofia che lo ha portato in queste ultime stagioni davvero a fare sempre qualcosa di grande. Non basta naturalmente mettere dentro i giovani, bisogna saperli cercare, saperli trovare, e poi con un allenatore così davvero diventa tutto più semplice, perché Celestini è davvero un allenatore capace, con tante idee semplici, di costruire grandi annate come quella che sta facendo adesso il Verbano. Bene, grazie Mattia. Grazie a voi e l'appuntamento con le trasmissioni sportive di Biancorossi News su Rete 55.